Maestro Lombardi, il teatro senza pubblico, che teatro è? Il teatro senza pubblico è un teatro amputato, dimezzato, anche più che dimezzato, e quindi è un teatro che vive una grande sofferenza, come se fosse una malattia, anche questo vuoto è una malattia. C'è un aspetto positivo, piccolo, però significativo, che ha permesso di ritrovare a noi che lo facciamo, attori, musicisti, registi, tecnici e così via, organizzatori e così via, un maggiore silenzio attorno a noi che ci ha permesso di riscoprire delle intimità, delle relazioni interpersonali che prima a volte passavano un po' sotto silenzio, però Il comunque è una grande sofferenza. canto dei colori. Come si fa a portare sulla scena dei colori importanti come quelli di Matisse? Come si fa? Si fa con il nostro lavoro, che insomma, noi attori impariamo che dobbiamo dare un colore in genere a ogni parola un colore, una sfumatura diversa. In questo caso, appunto, era una bella sfida perché Matisse, nel suo eloquio, nel suo parlato, proprio ci fa vedere i suoi rossi, i suoi neri, i suoi blu, i suoi arancio e così via. E quindi abbiamo cercato di dare colore non solo ai suoi colori, ma anche a quello che tutte le sue dichiarazioni ritorna come il concetto di fondo, e cioè la sua intenzione di restituire, non riprodurre un oggetto, non riprodurre una cosa, un corpo, un'immagine, ma riprodurre l'emozione che quell'oggetto, quel corpo, quell'immagine hanno suscitato in lui. E questo, insomma, ci si rende conto appunto che nella pittura, come nella musica, come nella recitazione, nella scrittura, nella poesia, credo sia il desiderio di fondo di ogni artista. Maestro Lombardi, il canto dei colori è praticamente una riscrittura della famosa intervista perduta, quella che mancò per tanti anni, quella che Matisse, dopo aver rilasciato con tanta sofferenza, rifiutò di fare uscire. Ma se lui potesse vedere il vostro spettacolo, a questo punto si sentirebbe tradito o apprezzerebbe? Dunque, intanto va detto che la riscrittura di questa intervista è stata fatta molto abilmente, con molto sentimento, da Maria Antonietta Centoducati per trasformare in teatro quello che era libro, memorie, ricordi, dichiarazioni. E io credo che Matisse proverebbe in un primo momento una puntina di dispetto e poi però si ascolterebbe volentieri.